Ancora un appuntamento con il giornalista e scrittore Leonardo Pisani, intervistato da Cinzia Grenci. Oggi si parla di un famoso fotografo lucano. Ecco qui. Eccolo qui che spunta da un angolo con la sua macchina fotografica, il re dei paparazzi americani, Ron Galella, anche lui di origini lucane. Di Muro Lucano, anzi, era il terrore dei personaggi famosi. Ron Galella ha rivoluzionato il modo di fare fotografia ai personaggi famosi, ritraendoli quando facevano qualcosa di non famoso. Era un incubo, Ecco, insomma. lui studia proprio per fare questo, per fare il fotoreporter, no? Certo, la cosa bella è che inizi a fotografare durante la guerra in Corea, non proprio in un ambiente Facile, diciamo, facile. ecco. Inizi a studiare a San Francisco per diventare fotoreporter e giornalismo fotografico, insomma, è un collega. Poi, insomma, si sposta a New York, e lì comincia a dedicarsi alle foto di personaggi importanti, personaggi famosi, e qualche volta, insomma, combina anche dei guai, no? Diciamo che gli aneddoti sono tantissimi. Con Marlon Brando, che lo perseguitava, Marlon Brando gli diede un pugno che gli spaccò la mascella. Poi Brando era anche molto forte fisicamente, lui vince la causa e poi che fa? Incomincia di nuovo a pedinare Marlon Brando mettendosi un casco di football americano, c'è cioè una fo fotografia famosa, poi diventarono amici. Ma anche insomma con Sean Sean Penn e Penn, Richard che buona, Burton. Richard Burton fu picchiato, gli ruppero il setto nasale, le guardie del corpo, ma alla fine era anche un gioco delle parti per molti, Certo. perché volevano essere fotografati da questo Certo. terribile Infatti li Morese. ha fotografati praticamente tutti i personaggi Praticamente, importanti di compresi anche Hollywood gli. e non E solo, non anche quelli solo, italiani non sono esposti, ci solo. sono mostre permanenti Sì, in America, in no? America, a New York, nel È Museo stato amico anche d'Arte. di Andy Warhol. Lui è vivente ed è venuto È recentemente, venuto nel qualche anno 2000 a fa, no? prendere finalmente la cittadinanza onoraria di Muro Lucano e tra l'altro lui ha regalato le sue fotografie, è un personaggio anche molto generoso, c'è anche una straordinaria collezione fotografica regalata al Consiglio regionale della Basilicata, scatti d'autore, è legato alla Basilicata, ogni tanto su Twitter si sente ancora. E allora, insomma, lo salutiamo nel caso dovesse vederci magari in streaming, chi lo sa, insomma, Gli dall'America, dagli manderemo la Stati Uniti. trasmissione. Bene, grazie a Leonardo per questa nuova storia e ci vediamo la prossima settimana.